Il testacoda del girone F di Serie D se lo aggiudica il Notaresco, che batte 2-0 la Jesina, portando a casa i tre punti in una gara dalle mille insidie, come aveva annunciato mister Vagnoni alla vigilia. A caccia di punti pesanti per sperare ancora nella salvezza, la Jesina alla sua seconda gara consecutiva in casa, dopo la sconfitta di 7 giorni fa contro il Vasto Girardi, mister Trillini deve fare a meno di Cruz Pereira acciaccato. C'è l'ex Pineto Villanova in avanti con Nepi. Il Notaresco, dopo lo stop con il campo basso in terra marchigiana, vuole riprendere il cammino verso i professionisti, ma deve fare a meno degli squalificati Pomante e Sansovini e dell'infortunato Marcelli. Allora mister Vagnoni schiera al centro della difesa Gallo, a centrocampo c'è Frulla, Jesino Doc, a Romano viene affiancato Liguori. Arbitra il signor William Villa di Rimini. Già dai primi minuti si capisce la difficoltà a cui andranno incontro i giocatori oggi, viste le condizioni del manto erboso al limite della regolarità. Il Notaresco fa subito la voce grossa. Frulla, 5 anni a Jesi, conquista palla sulla mediana, salta in velocità il suo diretto avversario e dai 25 metri fa partire il tiro e finisce la sua corsa, dopo aver impattato il terreno in fondo al sacco. Non esente da colpe il numero 1 Boccanera. La Jesina sa che la gara di oggi è troppo importante, così prova a rispondere al 18° con Selvaggio, bravo a colpire al volo dal limite dell'area di rigore e ad inquadrare anche lo specchio, ma Scotti, con un tuffo sulla sua destra, dice di no al centrocampista Leoncello. Il peggiorare delle condizioni del campo fa calare d'intensità l'ultima parte di primo tempo, con le due squadre che cercano soprattutto il gioco in profondità con lanci lunghi. Al 47° l'ultimo squillo del primo tempo è di marca notareschina, scambio sulla sinistra Blando Frulla, con quest'ultimo che con una sorta di tiro cross mette in difficoltà l'estremo Boccanera, che si rifugia come può in angolo. In questa occasione si accende anche un parapiglia che vede protagonisti Liguori e Maggiori, dato subito dal direttore di gara. La ripresa vede in campo il brasiliano Cruz Pereira al posto di Enrico per rafforzare il reparto offensivo. Jesina che si rende subito pericolosa all'ottavo con Villanova, bravo a crearsi lo spazio sulla sinistra e a colpire sul primo palo, dove si fa trovare pronto Scotti che di pugno mette in angolo. La Jesina in avanti apre spazi alle ripartenze del Notaresco, che ne approfitta quando palla al piede Stivaletta si avvicina al limite e fa partire il destro respinto da Boccanera. Sulla ribattuta lo stesso ex vastese serve Gaetano e si fa sporcare il tiro in angolo da un difensore. Spinta dai tifosi di casa, si rende ancora pericolosa la Jesina con Villanova, il più ispirato dei suoi, e con il mancino mette una palla tesa che attraversa tutta l'area di rigore, non trovando la deviazione vincente di un compagno. Ma il Notaresco, prima non per caso, dopo aver attutito le avanzate di casa, al 37° punisce in ripartenza. Buon lavoro sulla sinistra di Romano, che si traveste da uomo assist e pesca sul secondo palo il neo entrato Gaetani, che di testa, facile facile, mette le spalle di Boccanera per la gioia dei tifosi giunti qui dall'Abruzzo. Un minuto e potrebbe riaprirla la Jesina. Cruz Pereira si ritrova in area di rigore il pallone dell'1-2, ma rispetto a 7 giorni fa Scotti è super, salvando i suoi dal possibile forcing finale della Jesina. Il numero 1 ospite si ripete al 45°, quando con i piedi respinge l'incursione di Villanova e così fa scendere i titoli di coda sulla partita. Vittoria preziosa per il Notaresco, che complice il pareggio di Matelica Giulianova allunga più 8 in classifica, ma domenica prossima c'è un'altra trasferta insidiosa per i rossoblù, attesi dal derby di Avezzano. Mister, era una gara difficile come avevi annunciato all'inizio, siete stati bravi a non scoprirvi più di tanto e poi avete fatto gol in quelle due occasioni, era importante vincere, adesso siete a più 8 sulla seconda. No, no, ci serviva una prestazione importante dopo la sconfitta di domenica, con una squadra che e l'abbiamo trovata molto bene mentalmente, perché quando si è ultimi non sempre siamo una testa così aggressiva e volitiva, invece abbiamo trovato una squadra molto aggressiva, ci ha messo in grandissima difficoltà. E fino all'1-0 credo che la partita sarebbe stata una partita da pareggio, poi quando si fa il secondo gol magari l'abbiamo messa un po' dalla parte nostra, però fino a quel momento è stata una partita veramente difficile contro un avversario che ci ha attaccato, ci ha pressato e ci ha messo in difficoltà. Noi oggi abbiamo dimostrato a livello di carattere quello che non abbiamo fatto domenica. Domenica siamo stati molto belli ma meno cattivi, e invece oggi siamo stati meno belli e più cattivi. Dobbiamo cercare di trovare una via di mezzo che ti porta a tutto, a tutte e due le cose. E è una vittoria importante perché ci fa ripartire. Tutti ci dicevano che eravamo in crisi, ma forse non abbiamo capito che qui, forse dalle 3-4 che sono davanti, il rispetto per la mia squadra è importante, ma credo che noi siamo l'unica squadra intrusa in quelle 3-4 squadre che all'inizio sono partite per vincere il campionato, e noi con delle prestazioni importanti, dei risultati importanti, ci troviamo in un posto di classifica che ci inorgoglisce,
ma sappiamo benissimo che le difficoltà saranno tantissime e quindi andiamo avanti partita per partita. Ma io ho sentito l'analisi adesso di Roberto, del mister Vagnoni, tra l'altro ci lega anche un rapporto professionale, anche di amicizia. Condivido quello che ha detto, ha ammesso le difficoltà della propria squadra su un campo da battaglia, sapevamo che gli episodi potevano essere determinanti in queste condizioni, però alla mia squadra non posso dire niente, perché fino alla fine hanno dato tutto, sia chi ha giocato all'inizio, che aveva qualche problemino, sia quelli che sono entrati. Teniamoci la prestazione, teniamoci lo spirito che ci abbiamo messo, come sempre in questo periodo ce l'abbiamo messo sempre.